Oggi è il 31 di dicembre del 2021, sono le 15:09 e oggi farò il non capodanno. Questo è il mondo, il pianeta su cui viviamo. Comunque, allora, nel 2020, sfruttando il fuso orario, ho fatto il doppio capodanno, passando da Spagna a Portogallo. Vi siete mai chiesti perché nel 2020 sono successe queste cose? Ho innescato un incantesimo. E nel 2020 è iniziato tutto questo casino. Voglio fare il non capodanno 2022 per spezzare l'incantesimo che ho innescato col doppio capodanno nel 2020. Sono le 11 e mezza e sono in Portogallo e faccio così. Oh, sono in Spagna. E sono le 12 e mezza. Guarda un po', non ho fatto il capodanno, eh? Forte, vero? Ma c'era un piccolo problema. Per andare in Portogallo bisogna fare o un tampone molecolare o un tampone antigenico. Io ho fatto il molecolare, però non mi hanno ancora mai dato il risultato. E il volo è tra 3 ore. Adesso vado a fare un antigenico. Almeno quello te lo danno subito di risultato. Il problema ora è che quella è tutta una coda per fare il tampone. Fare un tampone entro mezz'ora. Altrimenti non si va da nessuna parte e non si salva il mondo. Oh, sembra non esserci nessuno lì. In quella farmacia in cui non c'era nessuno, infatti non fanno i tamponi. Sono arrivato in una nuova farmacia. Ah, è solo quell'appuntamento. Ok, andiamo a Malpensa. Faccio lì il tampone. È l'unica, non ci sono altre soluzioni. Scherzo, in realtà non sono mai andato, ma sono sempre rimasto qua, in camera mia, a Milano. Esatto, proprio così. Non ero mai stato su quell'aereo e non avevo mai fatto quel tampone. Infatti, guardate, avevo una maglietta a maniche corte. L'ho fatto quest'estate, quel tampone. Comunque, ecco com'è andata realmente. Ok, andiamo a Malpensa. Faccio lì il tampone. È l'unica, non ci sono altre soluzioni. C'è alle 9 di sera il tampone. Quindi avevo perso un volo. Per davvero questa volta. Ma non avevo perso la fede né la speranza di salvare il mondo. Dovevo trovare una soluzione. Per parlare con il parroco Don Giacinto, digitare 1. E quando le speranze ormai sembravano perse. Parrocchio San Vincenzo in Prato, Milano. Come faccio a salvare il mondo? Ed ecco il miracolo. Delle suore piemontesi organizzano un capodanno alternativo. Se vuoi venire a pregare con noi, non devi neanche chiedere. Sto andando al monastero. Ok, let's go, oh, cazzo. Alla rotonda, prendi la prima uscita e rimani su SP12. Ok, lo farò. Ma perché mi va di farlo, non perché me l'hai detto tu? Rivelazione di Gesù Cristo, che gli fu data da Dio, affinché mostrasse ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve. Suore, sto arrivando! Bra. Bra. Bro. Oh, bro. Sono arrivato, bro. Dunque. Dovrebbe essere qua. È qua. O erro? Sì, c'è una persona lì. C'è qualcuno, cazzo, si cavalla. Adesso, allora, io parcheggio. Ma il Signore mi ama! Il Signore mi ama! Fa un po' paura sto parcheggio. Cioè, voglio dire, c'è solo quella macchina. Quella è la chiesa. Ora vado lì. Porco Giuda. Tanto Giuda era un traditore. Ed è lì, nel buio. E nel silenzio, negli ultimi minuti del 2021, che mi rendo conto che forse è meglio così, passare gli ultimi attimi nel silenzio. Io vengo da Milano, sono venuto qua apposta per la messa. Volevo sapere se per caso avete anche dei posti per dormire. Questo può essere un caso eccezionale. No, ma sono caloroso. Grazie mille. Primo gennaio.
faccio uscire. No. Io devo uscire, ma stanno facendo la messa. E quindi devo passare per forza da dove c'è tipo il prete che predica la messa.